Il centrodestra va ristrutturato in primo luogo costruendo un centro con idee, programmi, una visione del paese in grado di aggregare consensi e ottenere la forza di guidare una coalizione. L'unità di per sé non è sufficiente, lo ha dichiarato l'ex ministro Claudio Scajola questa sera a margine di un incontro con imprenditori e professionisti a Genova, annunciando che parteciperà attivamente a questo processo di ristrutturazione. Credo che anche il più bravo politologo, e io non lo sono, non si possa cimentare in un'analisi del voto come quello di queste amministrative perché sono un dato anomalo, controverso da città in città. Una cosa, credo, nella sintesi estrema si possa dire, che laddove i candidati, apparivano con un linguaggio di maggiore serenità, di novità, ma anche di moderazione hanno avuto premio. E non è un caso che i due candidati leghisti, le due donne di Roma e di Torino, se voi fate mente locale, ricorderete che non hanno mai espresso quelle posizioni estreme con la bava alla bocca. Ancora nel giudizio post-voto e quello durante la campagna elettorale. Così credo che l'esempio più significativo è quello di Milano, dove ci sono due candidati al ballottaggio che esprimono una città, che è la città italiana che va meglio, che ha più prospettive, e dove la città va meglio ci sono meno astensioni e più voti nei confronti dei candidati che comunque esprimono moderazione. Laddove invece le situazioni sono più estreme, con conseguenze dovute alle vicende politiche, alla conduzione della città, vedi Roma, la protesta è più alta. Questo mi pare sia il dato che emerge. Il terzo dato che credo possa essere considerato come significativo di queste elezioni, che finalmente, aggiungo io, c'è una valutazione sulla persona. Non c'è più il voto dogmatico, non c'è più il voto condizionato, c'è un voto più libero e il voto più libero è orientato soprattutto nei confronti di coloro che o hanno ben governato o comunque danno la sensazione di avere la capacità di farlo. Guardi, io credo che la politica, che io intendo sempre con la P maiuscola, sia questione di cui tutti si dovrebbero interessare. Ahimè, c'è la disaffezione nei confronti della politica da parte dei cittadini, c'è la disaffezione anche da parte di molti che hanno fatto politica. Per me, è una scelta di vita. Quando uno bussa alla mia porta io l'apro, quando uno vuol parlare con me io lo ascolto, do il mio consiglio. Ritengo che ci sia bisogno di non soltanto unire, ma prima dire qualcosa, progettare qualcosa, avere delle visioni, riuscire a programmare e indirizzare l'opinione pubblica verso un futuro. In quale ruolo, in quale modo, non lo so, ma sicuramente io ci sono. Il centrodestra, così com'è, e si è visto anche in queste elezioni amministrative, sovente, troppo spesso, non viene capito dagli elettori. Il centrodestra deve avere, come dice la parola, un centro forte. E quindi sì, uniti, ma uniti dopo che si è costruito un centro che abbia peso, che sappia indicare prospettive alla gente. Ecco perché credo che si debbano unire tutti i moderati e tutti i moderati messi insieme su un programma, con delle regole, con le occasioni di incontro, con le occasioni di dibattito. Bisogna parlarsi, ascoltare, sentire, confrontarsi anche con le idee diverse per cercare di raggiungere le convinzioni migliori. Beh, c'è bisogno di fare questo. Fatto questo, poi si fanno le Quindi alleanze, ma vengono dopo. fa la Adesso lo dicano tutti, io forse facevo l'uccello del malaugurio, ma lo dico da 3 anni. E adesso mi pare che sia diventata una questione, che viene detta un po' da tutti, anche da coloro che contrastavano quello che dicevo io. C'è necessario di ristrutturare un centrodestra, un centro, c'è una scomposizione delle forze politiche a destra, a sinistra, che dovrà riportare ad una ricomposizione. Ma bisogna ragionare facendo politica con la P maiuscola. Anche sul referendum bisogna fare politica con la T maiuscola e non pensando che il referendum debba servire per far cadere Renzi.
Il referendum deve servire per migliorare la nostra Costituzione e quindi si deve dibattere sul tema. La posizione di Berlusconi secondo me non è ancora definita. Credo che si debba attendere l'esito di questi ballottaggi, che si dovrà aprire un dibattito naturale e tenere presente che oggi c'è necessità di riuscire a modificare questa confusione, soprattutto vedo io, che c'è sulla legislazione concorrente fra governo centrale e regioni, che abbiamo sempre contrastato come Forza Italia e come centrodestra, e che adesso non credo che dobbiamo ostacolare, visto che la contrastavamo, dobbiamo essere coerenti con la nostra storia e con noi stessi. Detto questo, questo non significa fare cortesie a Renzi. Valutiamo, io non ho ancora una decisione presa su come mi comporterò e cosa dirò pubblicamente nei prossimi mesi. Dico solo che non ci vuole fretta e dico che non si può ragionare sulla riforma della Costituzione in funzione anti-Renzi, è una cosa diversa. Allora, quella di Milano è l'unione del centrodestra, che è una decisione di tutti ed è una decisione di Parisi, non è che sia un modello. È una decisione di Parisi che ha messo come condizione per fare il candidato. Ma non è un modello, è la storia. Abbiamo rimesso insieme quello che c'era sempre stato, il centrodestra. Roma? Poi dopo qualcuno se n'era andato e una parte di quelli che se ne sono andati, non tutti, sono stati riaggregati nella coalizione di Parisi. Per esempio la parte che è andata via di Verdini non c'era, c'era la parte che era andata via di Alfano. Quindi non è che sia una novità. Ha funzionato, forse, lo vedremo, ma per adesso mi pare di sì, ha funzionato perché Parisi interpretava nel modo migliore la capacità, con un programma serio, di governare Milano. Invece a Roma c'è stato un gran pasticcio. Se forse avesse accettato Salvini dall'inizio senza cambiare idea e lo stesso la Meloni, Marchini, probabilmente oggi al ballottaggio ci sarebbe Marchini contro la Raggi del Movimento 5 Stelle, un pasticcio. Però ripeto quello che ho detto prima, non basta dire ci vuole un modello dove si è uniti. Non sono un grande matematico, ma se sommo 1 più 1 più 1 fa 3 e si perde. Io devo sommare 10 più 10 più 10. E per sommare dei numeri più alti è necessario che noi, come moderati, illustriamo una nostra proposta per avere un ruolo guida in una coalizione che deve essere organizzata. Ma ci vuole un ruolo guida dei moderati che oggi non ha, e per averlo ci vuole un programma, una prospettiva, delle idee, una visione. Toti fa il presidente della regione, mi pare che lo stia facendo egregiamente, e quindi deve svolgere questo ruolo come credo stia svolgendo. Quello lì è un problema che non esiste, ma quello lì è un problema che si porrà, e come fa il Presidente della Regione a farlo? Dovrebbe andare via dalla Regione e andare a votare in Regione Liguria di nuovo, non lo so, può darsi, non lo so, viene dopo. Questo è l'errore, guardate, ve lo dico anche a voi giornalisti, è l'errore della semplificazione della politica. Prima di decidere chi, come, quale sarà la squadra, prima bisogna mettere insieme tutte le energie possibili che ci siano. Ma su cosa le mettiamo insieme? Su un progetto, su un'idea, su un programma. Dobbiamo conciliare delle cose anche con i nostri alleati. Qual è la posizione nei confronti dell'Europa? Noi non siamo con la Le Pen, non potremo mai essere con la Le Pen. Non siamo nel gruppo parlamentare europeo insieme alla Le Pen. Non siamo per i populismi e la demagogia. Si può costruire un'alleanza per trovare una mediazione insieme, ma per costruire e fare una mediazione insieme ci vuole prima il nostro progetto, che poi possiamo mettere a confronto con altri. Dobbiamo costruire il progetto dei moderati in Italia. Direi che è un buon risultato, a dimostrazione che a Savona non c'era un buon giudizio sull'amministrazione uscente. A dimostrazione anche che i 5 Stelle presenti hanno cavalcato la protesta ma sono stati sconfitti e non vanno al ballottaggio. Quindi è un buon segnale, anche se la coalizione di centrodestra non era tutta insieme, perché ce n'era una parte che appoggiava la candidata del centrosinistra.
L'UDC era dalla parte di là. Sì, sì, sì. Ma e anche quindi, alle regionali prima, era successo. Anche alle regionali c'erano di qua e di là, sì, insomma. Sì. Ma il problema è sempre lo stesso. Cerchiamo di mettere insieme luoghi di incontro, di dibattito e di confronto. Perché se si fa questo, si può riuscire a conoscersi, a capirsi e anche a indicare delle prospettive. Diversamente, se facciamo la politica dei vertici, credo che siamo sempre più lontani dal popolo.